Ecco, ma scusi, un tempo si diceva che questo legame non fosse così lontano, cioè si parla di astrologia come una scienza che risale al tempo degli egizi. L'astrologia non è una scienza. Lei già contesta la teologia? Nel lontano passato è nata insieme all'astronomia per la curiosità degli antichi di sapere cosa erano le stelle, cosa dicevano le stelle. Addirittura si identificavano con divinità. Scusi. Ma noi oggi sappiamo che cosa sono le stelle, dei palloni di gas che si trovano a enormi distanze dalla Terra, che noi vediamo proiettate sulla volta celeste in alcune costellazioni. Ma allora Jupiter e Anzaldi, che sono due uomini che...